giornata è così bella che è giusto che queste comunicazioni mi arrivino una bella giornata, poi sono circondato dai massimi tutori responsabili delle forze dell'ordine e quindi quale occasione migliore per avere l'iscrizione a giudizio di un altro reato, altro sequestro di persona che avrei commesso dal 24 al 30 gennaio 2019. Questa volta a Siracusa, il procuratore distrettuale della Repubblica Carmelo Zuccaro mi comunica che ha inoltrato al Tribunale dei Ministri gli atti del procedimento penale 4665 nei miei confronti per i reati di cui agli articoli 81, 110, 605, 1, 2, 3 del Codice Penale commesso in Siracusa dal ministro Matteo Salvini dal 24 al 30 gennaio 2019. Nel trasmettere gli atti, così come previsto dalla legge, ho formulato richiesta motivata di archiviazione. Quindi in un paese normale uno dice se il procuratore generale ha chiesto l'archiviazione, sei a posto. Anche l'altra volta il procuratore aveva chiesto l'archiviazione. Quindi sono nuovamente indagato, ma io ribadisco che finché faccio il ministro dell'Interno, i colleghi ministri possono dire quello che vogliono, i porti italiani sono e rimangono chiusi. In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare. I trafficanti di esseri umani che usano il loro business per comprare armi e droga, finché faccio il ministro dell'Interno, in Italia non ci arrivano. E quindi possono aprire altri 18 procedimenti penali nei miei confronti, non cambio idea e non cambio atteggiamento.